Illuminiamo la strada a Babbo Natale? Ciao a tutti e benvenuti da Ombretta su Arte per Te. Oggi un video di riciclo creativo facile facile da poter fare con i nostri figli e magari per creare la famosa letterina a Babbo Natale oppure da usare come bigliettino alternativo per i nonni o per i genitori. Prima di dirvi cos'è però, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto pigiando il tastino iscriviti che trovate qua sotto. Se invece siete iscritti, assicuratevi di aver schiacciato la campanella per essere avvisati ad ogni uscita di un nuovo video. Venitemi a trovare anche sui miei altri due canali, Ombretta, il mio canale di lifestyle, e Due Cuori Una Cappa, il mio canale di cucina insieme a mio marito Gabriele. E naturalmente non perdete Arte per Te anche sugli altri social. Trovate Arte per Te su Facebook e su Instagram, pennello bianco su fondo rosso, e farete parte della famiglia creativa più pazza del web. Bene, detto ciò, adesso svegliamo il mistero. Oggi creeremo un portacandele da una bottiglia. Volete sapere come? Spostiamoci di là e vediamo come si fa. Ed ecco l'occorrente per fare il nostro bellissimo portacandele con una bottiglia. Una bottiglia. Io l'ho scelta verde, ma viene bellissimo anche con le bottiglie rosse e con le bottiglie blu. Quindi scegliete voi la colorazione che più vi piace. Della colla vinilica, del glitter dorato. Il glitter potete intercambiarlo a seconda del colore con cui scegliete di fare il vostro portacandele. Per esempio con la bottiglia blu sta benissimo argentato. Della colla acetovinilica, un piccolo pezzettino di acetato, proprio ce ne servirà un angolino, dei colori che scrivano su questo tipo di materiale, quindi dei colori permanenti, dei colori per CD oppure gli Sharpie. Questi sono colori che vanno a scrivere su qualunque materiale. Vi lascio il link qua sotto e una piccola descrizione se foste interessati. Un paio di forbici, un tagliabalza, uno e solo uno adesivo a forma di stellina o di alberello di Natale, un soggetto natalizio insomma, e poi un foglio rosso e un pennellino. Iniziamo subito. Come prima cosa ritagliamo il fondo della bottiglia. Ci servirà solamente la parte finale e anche la parte del boccaglio, quindi la parte iniziale dell'imboccatura più che del boccaglio. Il resto non buttatelo via, fateci l'alberello con la bottiglia, vi linko il video qui. A questo punto rifiliamo questa parte tutta più o meno alla stessa altezza, quindi rifiliamo ben bene il fondo della bottiglia. E rifiliamo anche questo pezzo tutto alla stessa altezza. Svitiamo il tappo e rimuoviamo l'anello. L'anello lo conserveremo perché lo utilizzeremo. Prendo il tappo e lo foro. Questo è un lavoro che devono fare i grandi, giusto questo. Oppure potete sostituire questo pezzo con un anello di cartoncino. Basterà semplicemente forare girando piano piano attorno al tappo. Sembra difficile, ma vi assicuro che non lo è per nulla. E poi tagliamo in mezzo e voilà, quello che avremo sarà questo. Se non volete fare tutto questo traffico per avere un anello più robusto e volete solamente un anello di figura, potete utilizzare questo qui. Io li utilizzerò tutti e due mettendone uno sull'altro così, ok? Quindi facendo un anello in questa maniera, ma sapete che io mi complico sempre la vita. Quindi tutti i pezzi sono pronti. Prendiamo il nostro pezzettino di plastica trasparente, mi metto su una base bianca, coloriamolo di giallo in maniera del tutto disordinata. Facciamo asciugare, dopo aver usato il giallo, al centro diamo un po' di arancione e tiriamo sul col dito, così. Basterà appunto fare questa cosa e tirare su. Voilà, e abbiamo fatto una bella fiamma. Adesso ritagliamo la fiammella.
1 e 2. Non è carinissima? Bene, mettiamola da parte. Prendiamo un foglietto di carta rossa e creiamo un rettangolo su un foglio A4 usando il margine corto come lunghezza e il margine lungo, tagliamolo a 13 centimetri circa. Qui scriviamo la letterina Babbo Natale, mettiamola così, scriviamo la letterina Babbo Natale ai nostri genitori, mettiamo la manina del nostro bimbo, facciamo quello che vogliamo. Adesso è il momento di entrare nel vivo del nostro lavoro. In una vaschetta versiamo della colla vinilica e in un'altra vaschetta versiamo del glitter. Quindi prendiamo la parte inferiore della nostra bottiglia e introduciamola così nella colla. Giriamola bene, tiriamola fuori e immettiamola nel glitter. E tiriamo fuori e la mettiamo da parte. Quindi prendiamo il nostro boccaglio e immergiamo prima da una parte ben bene e immergiamo nel glitter e lasciamo asciugare un attimo prima di immergere poi anche l'altra parte. Immergiamo anche l'altra parte e buttiamo anche questa nel glitter. Io lascio asciugare i pezzi direttamente qui. Con la colla aceto vinilica bagno il dorso del mio anellino e appiccico sopra l'anello piccolo della bottiglia, così, su tutto il giro. Quindi ripasso la parte anteriore con la colla Vinavil e tuffo nel glitter. Fatto l'esterno, faccio asciugare, almeno voi fate asciugare, io non ho il tempo, e passo anche sull'interno la mia colla vinilica e tuffo tutto nel glitter. Adesso prendiamo la nostra letterina, voi scrivetela, io non l'ho scritta, e la arrotoliamo ben bene così. Allarghiamola il giusto che entri nel foro del nostro portacandele. Benissimo. E mettiamo per tenerla un adesivo, un qualunque adesivo natalizio. Io metterò su tutti e due i lati un bel adesivo in modo che non ci sia una differenza tra la parte piegata e la parte principale. Voilà. Adesso prendiamo la nostra fiammella, sporchiamo la parte inferiore con un puntino di colla e immettiamola proprio nella parte finale del nostro rullino. Così. Mettiamo da parte. Siamo pronti per assemblare il tutto. Al centro metto a colla, la colla acetovinilica, un bel po'. Voilà. E poggio il boccaglio, quindi la parte più stretta della bottiglia verso il basso, così. Quindi prendo l'anello, guardate che è venuto bello. Quindi appoggio ad una delle sponde del mio portacandele, quindi metto la colla in questo caso bella abbondante e faccio scivolare, ecco così, il mio anello. Una volta incollata la parte superiore dell'anello, metto la colla anche nella parte inferiore
Voi aspettate che si asciughi tutto, io metto la candelina, voilà! E alla fine del nostro lavoro questo sarà il risultato, una bellissima bugia da mettere vicino l'albero per illuminare la strada a Babbo Natale, in modo che con la fiammella non potrà fare a meno di vedere il nostro alberello e quindi non si dimenticherà di lasciare un bel regalo per tutti voi. Bene, vi lascio alle foto e noi ci vediamo dopo e buon divertimento nella preparazione al Natale con i vostri bimbi. Ciao! We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. The tidings we bring to you and your kid. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Visto che bello il nostro portacandele, adagiatelo nei pressi dell'albero e Babbo Natale, vedendo la fiammella che splende, individuerà subito il vostro alberello e vi lascerà sotto tanti tanti regali. Io spero che questo sia un dono, questo video, per voi, per farvi avvicinare ai vostri piccolini e per passare un pomeriggio beatamente insieme a loro a creare qualcosina per il Natale. Come suggerisco di usarlo? Magari da regalare ai nonnini o da usare come lettera a Babbo Natale e lasciare veramente come ornamento vicino all'albero di Natale. Lo trovo delizioso, molto semplice da fare. Bene, se questo video vi è piaciuto, cliccatemi uno scintillante pollice in su, condividete il video, oggi sono tutta romantica e mi raccomando, lasciatemi tanti commenti qua sotto per dirmi cosa farete come lavoretti con i vostri piccolini. Io vi mando un grande bacio, mando un grande bacio a tutti i piccoli amici di Arte per Te. Ciao bimbi, vi voglio bene e noi ci vediamo sempre qua per un prossimo video. Da Ombretta e da Arte per Te è tutto. Alla prossima volta, ciao! Ma quanti baci vi ho dato oggi?